compromessi ci consentirà di rispettare ancora più efficacemente gli impegni che stiamo prendendo con voi. Li avete sentiti? Dalla sanità all'istruzione, alla scuola, una transizione ecologica vera che porti le rinnovabili, tagli l'inquinamento, avete visto i cambiamenti climatici che cosa producono, avete visto nelle Marche una tragedia, intere famiglie sono state distrutte. Ci avviamo a un futuro dove i cambiamenti climatici provocheranno quello che già abbiamo sotto gli occhi, siccità, alluvioni. Non possiamo più aspettare. Dobbiamo proteggere questa nostra isola, questa penisola, il pianeta. Dobbiamo investire massicciamente nelle rinnovabili. Basta col fossile, basta con le emissioni di CO2 che ci inquinano la vita, ci inquinano il futuro e lo tolgono ai nostri figli, ai nostri nipoti. Dobbiamo scegliere definitivamente la legalità, basta ambiguità, basta incertezze, basta comitati di affari. Avete visto adesso già col piano nazionale di ripresa e resilienza, i voti, i soldi che abbiamo portato dall'Europa, ebbene avete visto già che ci sono comitati di affari all'opera per drenare queste risorse. La politica tradizionale non vuole che queste risorse siano utilizzate per voi, vuole che siano utilizzate per i soliti gruppi imprenditoriali, per gli amici degli amici. Bravo! Bravo! Guardate, sono rimasto colpito. Quando c'è malafede nella politica tradizionale c'è invece l'incapacità. L'ultima volta che sono venuto qui in Sicilia, ricorderete, ho girato in lungo e in largo la Sicilia, c'erano le amministrative, si votava in tanti capoluoghi anche di province importanti, si è votato a Palermo per esempio. Sono rimasto colpito dal fatto che in quei giorni, durante la campagna elettorale, è venuto fuori che l'assessorato all'agricoltura non era stato capace di presentare un solo progetto valido per intercettare i fondi europei del PNRR, e la Sicilia è rimasta fuori da tutti i bandi, aveva presentati 4, non uno fatto a norma, fatto bene, respinto perché è scritto male. Cioè, capite? Occorre anche competenza, occorre buona fede, capacità e soprattutto cuore, passione. Bisogna voler bene, bisogna voler bene a voi, a quest'isola. Siamo l'unica forza politica che ha rinunciato anche all'apporto di chi aveva completato il secondo mandato. Nessun'altra forza politica farebbe una cosa del genere. Continueremo ad avvalerci delle tante amiche e amici che hanno acquisito competenza, esperienza, lavoreranno con noi, ma non per coltivare le proprie carriere personali, lo faranno per aiutare tutti quanti noi, ma siamo una forza politica che ha dimostrato di tenere duro e pur di fare il bene vostro, ha mandato da un'altra parte, sono andati tutti via, quelli che sono stati, come dire, suggestionati, sono stati ammaliati dalle sirene del sistema. Li abbiamo mandati via, sono tutti via. Adesso è per questo chi ha abbandonato le nostre battaglie, chi ha cambiato idea, chi ha rinunciato ai nostri principi e ai nostri valori, adesso è fuori. Quindi noi ci presentiamo a voi con la massima coerenza, con la massima determinazione per chiedervi il voto. Mettiamo a vostra disposizione la competenza. Abbiamo vedete, noi mettiamo a vostra disposizione tutte le nostre energie fisiche e mentali, l'avete capito?
grazie. Non è affatto scontato ricevere questa accoglienza, questo calore. Certo, vi abbiamo portato anche un concittadino alla radio, Roberto Scarpinato. È stata una scelta importante e lo ringrazio ancora. Lo ringrazio con voi perché veramente segna una svolta. Una svolta che ci dà ancora più forza, una lotta che noi non abbiamo mai abbandonato, per la legalità, per l'onestà pubblica, la lotta contro ogni forma di corruzione, contro ogni forma. Signore, che c'è? Non lo vediamo, deve passare alla telecamera. Signore, non lo fate male. Assolutamente, adesso vengo anche signore, vengo anche e contro ogni forma di infiltrazione mafiosa. Peraltro adesso ci sono i soldi del PNRR. Guardate, è importante per l'Italia intera, ma anche qui in Sicilia, che in Sicilia si insedi un governo che voglia spendere i soldi per voi e non per i soliti gruppi imprenditoriali, gli amici degli amici, non per i soliti comitati di affari. Questa è la, nostra missione. Noi siamo in politica per questo. Ed è per questo che siamo scomodi. Avete visto quanti attacchi, quanti insulti la mattina e la sera? Sempre, Visto come siamo colonizzati dal sistema mediatico, dalle altre forze politiche, anche quelle che hanno fatto un percorso con noi, con cui credevamo di aver costruito un percorso affidabile, ci hanno tradito. Ci hanno abbandonato a livello nazionale per cercare di prendere i nostri voti, il nostro consenso. Ma questo dipenderà da voi, da ciascuno di noi. Dobbiamo convincere chi oggi non vuole andare a votare, e a loro dobbiamo dire una cosa: quando ci lamentiamo delle file interminabili davanti ai pronto soccorso, delle file interminabili quando dobbiamo fare le ecografie, ricordiamoci e diciamo loro che se vogliamo togliere la politica dalla sanità, il 25 settembre dobbiamo votare e scegliere Movimento 5 Stelle, perché è la politica, lo mettiamo fuori dalla sanità, lo mettiamo fuori. Vai Presidente. Vi posso fare io una domanda? Sì, sì.
perché vedete non è così scontato una giornata così calda a quest'ora di pomeriggio essere qui. Perché siete venuti qui? Cosa vi aspettate da me e da noi? Cosa vi aspettate? Allora, se voi siete qui oggi pomeriggio anziché stare a riposare, a fare altro con questo caldo, è perché evidentemente volete continuare con noi tutti insieme le nostre battaglie. E perché non vi siete lasciati fuorviare da un sistema mediatico, un pensiero unico dominante che ci ha voluto, ci voleva fuori dal sistema, ci voleva buttare fuori, voleva dipingerci e ci ha dipinto come quelli che non sono capaci, gli incompetenti, quelli che non sanno far nulla. Evidentemente se siete qui, se siete qui avete già afferrato i termini della questione. L'unica forza politica nella storia repubblicana che presentandosi alle elezioni, presentando il programma, in 5 anni l'ha realizzato per l'80%. Una forza politica che a mani nude nel momento più duro della pandemia ha lavorato perché l'Italia fosse un modello in tutto il mondo occidentale. Tutti i nostri DPCM ce li hanno copiati in tutte le cancellerie occidentali. Una forza politica che è andata in Europa quando tutti dicevano che era inutile combattere la battaglia, ha ottenuto in Europa, facendo a sportellate con i nostri partner, ha ottenuto una risposta unitaria, forte, tempestiva. In pochi mesi abbiamo portato in Italia 209 miliardi. Questa cosa le altre forze politiche, diciamoci la verità, le cose come stanno, non possono accettarla, non la possono accettare. Sapete che cosa mi hanno detto politici di lungo corso? Quando all'indomani, nel luglio, ve lo ricordate, luglio 2020, 4 giorni di un intensissimo, faticosissimo negoziato in Europa, siamo riusciti a portare i soldi del Recovery Fund e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Era una missione che davvero, vi assicuro, io stesso pensavo di non farcela, una svolta che mai si è realizzata a livello europeo. Allora alcuni specialisti del potere, alcuni mestieranti di lungo corso, sapete che mi hanno detto nell'orecchio? Caro Presidente, hai segnato la tua fine, non ti permetteranno mai di gestire questi soldi. E di lì hanno trovato il cavallo di Troia. Chi si vende per qualche denaro? Renzi, da Rignano. E alla fine ci hanno mandato a casa e poi la storia la conosciamo. Hanno costruito la narrativa mediatica del governo dei migliori, un governo dei migliori che ci ha fatto credere che avrebbe spaccato il mondo, l'Italia sarebbe stata la nazione, la prima nazione al mondo per prestigio, per risultati. Eppure dobbiamo dirlo, questo governo ha portato a casa, ha completato il piano di vaccinazione che abbiamo impostato noi, ha completato il piano nazionale di ripresa e resilienza che per l'80% era già scritto, ha avviato questo piano, però di fronte alle nuove sfide che questa emergenza energetica ci sta ponendo, di fronte alla nuova sfida, alle nuove difficoltà economiche e sociali che stiamo affrontando, questo governo non ha ottenuto risultati in Europa, né nel conflitto russo-ucraino, nessuna svolta, non abbiamo sentito
ancora non abbiamo capito qual è la strategia dell'Italia per porre fine alla guerra, non abbiamo ancora una strategia di uscita. E dobbiamo dire anche forte, prendere atto col linguaggio della verità, che in Europa noi abbiamo da subito, a febbraio-marzo, dato delle indicazioni, abbiamo detto che avremmo appoggiato questo governo per una battaglia europea, per una strategia comune sul gas, non abbiamo ottenuto nulla. Adesso siamo in forte difficoltà. In forte difficoltà, però, siamo nella condizione di presentarci da soli, con la massima coerenza. Abbiamo fatto ammenda dei nostri, di qualche ingenuità. Alcuni, chi contribuiva a inquinare internamente il Movimento 5 Stelle, è andato via. È un elemento di chiarezza. È un elemento di chiarezza. Chi non ha più condiviso, ha dimostrato di non condividere, ha rinnegato principi e valori per cui si è battuto, via. E adesso abbiamo rinforzato la squadra, avete visto? Abbiamo Roberto Scarpinato, abbiamo Federico Gaffiero De Lao, abbiamo Di Santoli, che è il prolettore della Sapienza, uno dei massimi esperti in materia di energie e di ambiente, di ecologia. Abbiamo costruito un nuovo programma, attenzione, in parte nuovo, perché a noi manca sempre quel 20% che non abbiamo realizzato. Noi siamo tignosi. Non ci hanno fatto fare il salario minimo legale? Sarà la prima cosa che faremo col vostro voto. Per noi la politica, se non persegue la giustizia sociale, non è politica. Cosa significa concretamente? Chi tocca il reddito di cittadinanza con noi si fa male. Sì signora, no signora, signora, lei scuote la testa, lei ha seguito troppo la TV, troppe immagini in TV, guardi, me lo dico in due parole, per due terzi si tratta di persone disabili, pensionate e minori, scusate, perché c'è ancora qualcuno che ha dei dubbi, ha seguito troppa TV e ha letto troppa stampa. Ascolti signora, solo per un terzo sono persone che sono idonee al lavoro, solo un terzo dei percettori, chiedono tutti, io li incontro da nord a sud, e non è vero che sono solo al sud, sono anche al nord, chiedono dignità sociale, sa che significa? Che sono loro i primi che vogliono lavorare. Signora, abbiamo ereditato un sistema di politiche attive che non funziona, i centri dell'impiego sono regionali, 14 regioni sono in mano al centrodestra, stanno boicottando questa riforma. Abbiamo messo soldi per potenziare centri dell'impiego, non li utilizzano, non li toccano. Hanno paura di potenziare i centri. Mi dice lei come facciamo a incrociare domanda offerta se i centri dell'impiego sotto le regioni non funzionano? Allora mi dite voi come facciamo a dare dignità a chi prende il reddito, chiede dignità, se i comuni non offrono i PUC, progetti utili per la comunità, dei lavori per dare dignità ai percettori di reddito. Solo i sindaci del Movimento 5 Stelle offrono i progetti utili per la comunità. Signora, è qui che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare le politiche attive. In Germania ci hanno messo 10-15 anni. Signora, il reddito non si tocca. Dobbiamo però, per fare tutto questo, c'è una premessa indispensabile. Lo possiamo fare, un secondo, lo possiamo fare solo a condizione, ovviamente, che teniamo alta l'asticella, come sappiamo far noi, con la garanzia quindi della legalità, onestà, etica pubblica, lotta alla corruzione, lotta contro tutte le mafie. Con competenza, cuore e coraggio, a voi vi chiediamo solo una cosa, di essere dalla parte giusta. Di essere
anche giusta. Il 25 settembre, un simbolo, da soli, obiettivi chiari, programma chiaro, dateci la forza per realizzarlo al 100%. Movimento 5 Stelle. Volete vincere sul serio? Allora, ciascuno di voi deve avere questo compito. In questi giorni, ciascuno di voi deve convincere tre persone che non vogliono votare, tre persone che non comprendono l'importanza della svolta che dobbiamo dare il 25 settembre, tre persone che non comprendono che non andando loro a votare ci sarà qualcun altro che deciderà per loro. Ciascuno tre persone. Se voi fate questo, ognuno di voi, tre persone, abbiamo vinto. Vinceremo. Forza! Spostatevi, grazie. Spazio, presidente, verso qua, presidente, verso qua, verso il gazebo. Ragazzi, scusate, scendete dai gradini, grazie. Vado, spazio, per favore. Avete visto quanta passione il nostro candidato alla presidenza della regione Nuccio Di Paola? Avete visto che cuore e che passione! Abbiamo avuto 5 anni travagliati, dobbiamo riconoscerlo. 5 anni difficili. Siamo presentati da voi, con un programma nel 2018 elettorale ben articolato e dettagliato. Per realizzarlo abbiamo dovuto fare tanto, abbiamo attraversato momenti molto difficili, non dobbiamo molti molto difficili, perché abbiamo ovviamente dovuto lavorare con quello che c'è a disposizione. Alla nostra stella polare sono cambiate formule di governo, sono stati sempre gli impegni presi con voi nel 2018. Questo ci ha consentito di realizzare l'80% del programma. Guardate che è stata una rivoluzione, mai è successo che una forza politica abbia realizzato addirittura l'80% del programma, mai nella storia repubblicana. Grande!
noi crediamo che questo sia il modo migliore per recuperare la fiducia vostra e per dimostrare che lavoriamo per voi senza chiedervi cambiali in bianco. Noi non vi chiediamo un mandato in bianco, noi vi diciamo anche questa volta ci presentiamo con un programma ben preciso. Abbiamo esperienza, abbiamo accumulato ulteriore competenza e adesso miriamo a realizzare il 100% per i prossimi 5 anni. Il 100% del programma. Questa è la nostra stella polare, con noi, per noi la politica significa questo, non fare promesse, prendere degli impegni, chiarirli prima, non a chiacchiere, non con programmi generici, non ci sentiremo mai dire abbasseremo le tasse al 15%, al 23%, cose impossibili che costano 50 miliardi, 70 miliardi, 80 miliardi, ma noi siamo il governo che le tasse le ha abbassate davvero senza clamore, perché vi ricordo solo per fare un esempio che nel Conte 2 abbiamo fatto un taglio del cuneo fiscale di 5 miliardi, vi ricordo nel Conte 1 abbiamo realizzato un'aliquota, abbiamo abbassato al 15%, se ci sono qui lavoratori autonomi, partite via, sino a 60, io applaudi perché evidentemente sei testimone diretto, fino a 65 mila euro di reddito, 15% regime forfettario. Noi le cose le facciamo, non ce le vantiamo, ma cerchiamo sempre di realizzare con riforme sostenibili e praticabili. Un abbraccio! Possiamo governare adesso, il 25 settembre, e per farlo dobbiamo fare delle scelte, e per farlo dobbiamo spendere al meglio per far sì che la Sicilia riparta i fondi del PNRR, i tanti fondi che arriveranno qui in Sicilia e che nei prossimi 5 anni li vogliono sperperare. Già ne abbiamo persi un po'. Abbiamo perso milioni e milioni di euro per i fondi dell'agricoltura e allora noi quei fondi li dobbiamo utilizzare al meglio. Noi quei fondi li dobbiamo utilizzare al meglio e dobbiamo far sì che quei fondi non vengano attaccati dalla criminalità. E per questo io, che sono molto, ma molto orgoglioso di avere come candidato nelle liste del Movimento 5 Stelle il dottor Scarpinato, che chiamo qui sul palco. Il dottor Scarpinato, un orgoglio immenso, che deve fare squadra con noi, deve fare squadra con noi. Buonasera a tutti. In questi giorni continuamente mi chiedono: ma perché dopo più di 40 anni di magistratura hai deciso di candidarti al Senato con i 5 Stelle? E io rispondo sempre allo stesso modo: per continuare a fare in altri luoghi e con altri mezzi da cittadino parlamentare quello che ho fatto nella prima parte della mia vita come cittadino magistrato, difendere la democrazia e la legalità in questo paese. E in fondo
sono gli stessi motivi che tanti anni fa, quando ero ancora un ragazzo, mi hanno spinto a entrare in magistratura. Vedete, io dopo la laurea in giurisprudenza avevo vinto un concorso come dirigente della Banca d'Italia, stavo benissimo, guadagnavo bene, mi ero sistemato, ma a me non interessava essermi sistemato. Io volevo dare un contributo per difendere la democrazia e la legalità in questo paese. E quindi ho dato le dimissioni e sono andato sul fronte. E la prima linea del fronte era quel palazzo dove c'era lo Falcone, dove c'era lo Borsellino. E abbiamo lottato contro poteri criminali potentissimi, un sistema di potere mafioso, il cui la sua forza principale era la borghesia mafiosa e paramafiosa, che è stata sempre un asse portante degli equilibri politici di questo paese. Rina e Provenzano non sarebbero stati nessuno senza la protezione di Presidente del Consiglio, di senatori, di colletti bianchi. Sarebbero stati dei volgari criminali, li avremmo arrestati in pochi decenni, e invece hanno imperversato grazie alla protezione di questi potenti, e noi li abbiamo portati a processo per la prima volta nella storia di questo paese. E dopo tanti anni, tanti lutti, tanto stress, andato in pensione, ho pensato: ora mi riprendo la mia vita, ora ritorno alla vita normale. Quando mi arriva la telefonata del presidente Conte e mi dice: abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno della sua competenza, si candidi con noi al Senato. Ho detto: mi dia tempo per riflettere. Era una decisione difficile, perché con tutti i processi che ho fatto ho capito come funziona la macchina del potere in Italia. La politica non è solo quella che si vede nei dibattiti in Parlamento, nelle assemblee regionali, delle dichiarazioni ai giornali, delle manifestazioni di piazza. C'è un livello occulto della politica che è fatta di accordi di corridoio, di congiure di palazzo, di patti occulti con la mafia, di accondiscendenza alla richiesta delle lobby. Ecco perché scendere in politica col Movimento 5 Stelle significa tornare sul fronte. E perché il Movimento 5 Stelle? Perché il Movimento 5 Stelle è l'unico partito che ha messo al centro della sua agenda la questione della mafia, la questione della legalità, la lotta alla corruzione. Perché è stato l'unico partito che si è battuto contro l'impunità dei colletti bianchi e contro la giustizia di classe. In questa direzione sono andate la legge per la riforma della prescrizione, che era una legge che garantiva l'impunità di tanti colletti bianchi, la legge spazza corrotti, che ci ha consentito di usare le intercettazioni ambientali anche per la corruzione, la legge sulla riforma delle intercettazioni. È per queste leggi che servivano a evitare l'impunità dei colletti bianchi, il ministro Bonafede è stato attaccato violentemente e oggetto di un bullismo mediatico che non ha precedenti nella storia di nessun ministro della giustizia di questa Repubblica. E so, ho deciso di accettare questa candidatura perché la nostra democrazia è in crisi, in fase di regressione. Ogni anno che passa aumenta l'ingiustizia sociale, la diseguaglianza, la ricchezza e il potere si concentrano verso i piani più alti della piramide sociale, dove dei ristretti gruppi di potere programmano di svuotare la Costituzione, di creare un nuovo ordine politico. E stiamo perdendo terreno anche sul piano della mafia. Pensavamo che le stragi del 92 e 93 avessero segnato un punto di non ritorno anche per la politica, che si fosse stabilito un minimo etico per cui certi vizi e certe tare del passato dovevano essere chiuse. Invece non è così, sono tornati, li abbiamo condannati e sono tornati da protagonisti della politica e vogliono decidere il nostro futuro. E ora che sono arrivati i fondi del PNRR si sono messi il bavaglino e sono pronti a ritornare come prima con l'assalto alla diligenza. Non glielo consentiremo. Andremo in Parlamento
e non gli consentiremo di prendersi il nostro futuro, di prendersi il nostro destino. Basta! Questo è il momento di decidere. È un momento difficile della nostra democrazia, nessuno può restare a casa. Tutti sono chiamati a scendere in campo e a mobilitarsi contro il pericolo di una nuova dittatura. Io ho fatto la mia scelta, ma ciascuno deve essere chiamato a fare la sua scelta, a assumersi le proprie responsabilità. Chi resta a casa a guardare per indifferenza, per disillusione, deve sapere che va a dormire da cittadino, ma può svegliarsi da suddito. Quindi tutti in campo! E adesso chiamo sul palco il presidente Giuseppe Conte. Vieni presidente. Palermo, buonasera. Ci hanno accusato di trasformismo, ci hanno accusato di fare patti con tutti. L'unico patto l'abbiamo fatto con voi nel 2018, altrimenti non avremmo realizzato l'80%. E lo ripeto adesso a scanso di equivoci: il programma che vi presentiamo per questa campagna elettorale sarà l'unica nostra stella polare. Gli altri parlano di ammucchiate, parlano già di governi di larghe intese, parlano di cartelli elettorali, di tutto. Noi invece parliamo del programma e vi garantiamo, costi quel che costi, con le unghie e coi denti, ci impegneremo a realizzarlo al 100%. Questa volta vogliamo alzare l'asticella. Abbiamo, vedete, è stato faticoso, non nascondiamocelo, è stato faticoso, perché lavorare in questo modo, fare politica in questo modo, costa sacrificio. E non è soltanto perché siamo gli unici che hanno restituito decine di milioni, milioni su milioni alla collettività, i portavoce, i parlamentari hanno messo da parte quello che hanno ritenuto superfluo e abbiamo restituito alla collettività milioni di milioni in opere utili per la collettività. Ma non è solo questo. Vedete, è faticoso fare politica così, perché significa prendersi insulti, prendersi attacchi, tutto il sistema ti è contro, ti ritrovi solo contro tutti. Allora, noi usciamo da una legislatura in cui ci siamo battuti fino alla fine per introdurre salario minimo legale, con stipendi da fame di 2, 3, 4, 5 euro lordi, che riguardano, pensate un po', 4 milioni e 300 mila lavoratrici e lavoratori da nord a sud. Ebbene, sarà la prima cosa che faremo con la nuova legislatura. Nella legislatura uscente hanno detto tutte le forze politiche no al salario minimo legale, però l'altro giorno hanno alzato il tetto dello stipendio, hanno alzato lo stipendio a chi già i dirigenti dello Stato guadagnano 10.000 euro netti al mese. Una follia, una vergogna. Non c'è più un ordine logico, si dice tutto il contrario di tutto, senza vergogna, senza pudore, si stravolge la realtà. Noi ci dobbiamo difendere per fare l'interesse vostro, vi rendete conto? E così anche, pensate anche sulla guerra, ci hanno attaccato tutti, ci hanno detto che eravamo filo putiniani, poi un giorno si svegliano filo trampiani e poi di nuovo filo cinesi, di tutto di più, semplicemente perché abbiamo detto no alla corsa al riarmo. Ma secondo voi, dico, a marzo
erano impazziti tutti. Vi ricordate, se svegliate la Germania, 100 miliardi di euro corsa di armo. Gli Stati Uniti, Biden ha risposto 800 miliardi di dollari, e noi siamo arrivati lì, gli unici soldi che avevamo, 10-15 miliardi, la corsa al riarmo. Ma per fare cosa? Ma secondo voi la corsa al riarmo ci porta pace e sicurezza, quella di cui abbiamo bisogno? Abbiamo detto no, abbiamo interpretato, credo, quello che è il buon senso comune. Abbiamo detto, qui l'unica pace e sicurezza ci può derivare da un negoziato di pace. L'Italia è sempre stata vocata, protesa, è stata bravissima tradizionalmente portata al dialogo, alla diplomazia, avevamo una diplomazia eccellente. Abbiamo chiesto al governo, lavoriamo nell'ambito dell'alleanza europea, euroatlantica, per imprimere una svolta al negoziato di pace. Ci hanno detto non grazie, bravi, ottima idea, ci hanno detto no. Voi fate perdere di credibilità internazionale all'Italia, a noi che abbiamo portato 209 miliardi, noi che nel momento più duro della pandemia, a testa alta, grazie alla vostra risposta, alla dignità che questa comunità nazionale ha avuto nel momento più duro, siamo andati in Europa e abbiamo impresso una svolta che non c'era mai stata. Siamo tornati con, per la prima volta, col debito pubblico comune, abbiamo portato 209 miliardi che adesso tutti si candidano a spendere. Abbiamo detto, per quanto riguarda il piano energetico, scusate, ma non è di buon senso comune dire che col caro bollette e caro energia, se non vai a risolvere il problema alla radice, il conflitto russo-ucraino, che è la principale causa, se non intervieni a livello europeo, un piano di acquisto comune, una strategia anche in questo caso comune, stoccaggio comune, un tetto al prezzo del gas, come puoi pensare di risolverlo sul piano interno? Che fai? Un decreto aiuti ogni settimana, non ce l'hai i soldi. Peraltro non vuoi fare uno scostamento di bilancio, non vuoi fare una tassazione dell'extra profitti adeguata. Che cosa facciamo? Nell'ultimo decreto c'è scritto che gli imprenditori potranno andare in banca con la garanzia dello Stato a far debiti per pagare le bollette. Non c'è neppure una rateizzazione. Come lo risolve il problema? Secondo voi non è giusto contrastare questo precariato selvaggio? Contratti, pensate, quasi il 10% dei contratti hanno la durata di un solo giorno, la maggior parte non superano i 30 giorni. Ma come fai a costruire un progetto di vita con un contratto in mano così, che se vai in banca non ti fanno neppure entrare? Allora stop al precariato selvaggio, la regola deve essere un contratto a tempo indeterminato. Dobbiamo intervenire per dire stop ai tirocini gratuiti, i nostri giovani non li dovete sfruttare. Questo caro bollette va contrastato col taglio del cuneo fiscale, che deve riguardare il ceto medio, che adesso è tutto impoverito, 2/3 lavoratori, 1/3 i datori di lavoro. Siamo con gli stipendi che da 30 anni non crescono e segnano un segno negativo. Siamo gli unici in Europa, Germania, Francia sono a oltre più 30, segno positivo. Siamo come sempre il fanalino di coda d'Europa, dobbiamo invertire questa tendenza. E ancora, la nuova frontiera l'abbiamo già indicata, abbiamo un progetto per ridurre, come in tutti i paesi europei, il tempo del lavoro. In Francia vi dico soltanto che sono 20 anni che già hanno la soglia delle 35 ore settimanali. In Germania hanno iniziato addirittura in alcuni settori ad abbassarla a 28, e così dappertutto. Noi viviamo per lavorare. Da noi il tempo in una vita lavorativa, sapete quant'è la media? 70.000 ore. In Francia 50.000, negli altri paesi di meno. Eppure siamo i meno produttivi d'Europa, qualche ragione ci sarà. Dobbiamo riorganizzare, partiamo in via sperimentale, parità di salario, riduzione a 35 ore da 40, e lo facciamo nei settori in modo intelligente, ragionato.
non facciamo promesse inutili. Nei comparti dove c'è maggiore impatto tecnologico, così dimostreremo che la soglia di produttività non diminuirà ma anzi aumenterà, perché chi riesce a conciliare la vita personale e affettiva, la vita sociale, produce anche di più. Lo dimostreremo tutti insieme, lo dimostreremo, e nulla è impossibile, vedrete. Allora, stare dalla parte giusta significa stare dalla parte dei giovani. L'ho già detto, non possiamo sfruttarli con i tirocini gratuiti, col lavoro, con le buste paga la fame. Dobbiamo per loro anche introdurre il riscatto gratuito della laurea e dobbiamo introdurre il fondo di garanzia giovani per le pensioni. Entrano tardi nel mondo del lavoro, non riescono a accumulare un trattamento contributivo adeguato. Dobbiamo intervenire, un fondo di garanzia pubblico privato, abbiamo già il progetto per consentire loro una pensione dignitosa. Essere dalla parte giusta significa che quei principi per cui abbiamo lottato in questa legislatura, li abbiamo introdotti anche in Costituzione, non rimangano lettera morta, perché oggi i nostri ragazzi che studiano la Costituzione trovano una bellissima modifica. C'è scritto anche che tuteliamo l'ambiente, preserviamo la biodiversità e tuteliamo anche, preserviamo gli ecosistemi. Cosa significa concretamente? Significa che dobbiamo fare una transizione ecologica vera. Anche di questo nessuno parla. Noi studiamo tutti i giorni. Abbiamo candidato Livio De Santoli, prorettore alla Sapienza, uno dei massimi esperti in questo campo. Attenzione, vi chiedo uno sforzo, ciascuno di voi deve andare via con un compito. Noi possiamo vincere, la vittoria a portata di mano. Adesso tutti temono la nostra risalita, che è forte e chiara. Noi possiamo vincere, ma ognuno di voi deve andare a casa con un compito. Mancano pochi giorni, ciascuno deve convincere, bastano tre persone che in questo momento vogliono astenersi, che in questo momento non sono convinte di andare a votare. Dobbiamo portare tutti a votare, e se noi li convinciamo che la partecipazione al voto non solo è un esercizio democratico, ma impedirà che ci siano altri a decidere al loro posto, noi ce la possiamo fare, dalla parte giusta. Palermo, un abbraccio! Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.